Ora dovrei andare in bagno. Il condizionale è d'obbligo. Perché non entri. Non entro. E tanto bene è previsto un bagno per disabili. Guardate, io devo entrare, non posso entrare perché la distanza qui c'è. Come faccio a entrare? Non ce la fai. E purtroppo, cara Gianna, non è l'unico bagno di Bari che non è accessibile ai disabili. No, no, però la cosa più scandalosa è che questo è un parco, è il parco più grande di Bari e noi non possiamo stare più di un tot ore perché sennò come facciamo poi? Se noi abbiamo necessità di andare in bagno, prendiamo dei farmaci, per cui noi più di un'ora e mezza non possiamo sostare. Se noi decidiamo, vogliamo, desideriamo stare tutta la giornata, non è possibile. Allora qui no, al mare no. E noi siamo veramente messi agli arresti domiciliari in casa, obbligatoriamente. Eppure, così come gli accessi al mare, anche qui, soprattutto questa storia del bagno del Parco 2 Giugno, l'avete sollevata mille volte. Sì, io ho anche i video dello scorso anno, ma niente, De Caro fa finta che... No, fa finta, per lui noi siamo inesistenti, siamo fantasma. Non lo so perché, ha sempre una ripulsione per la nostra categoria. Non abbiamo mai visto fare un qualcosa per noi. Addirittura lunedì, quando io ho chiesto i semafori sonori per i non vedenti, lui mi ha risposto: dà fastidio alla cittadinanza e il rumore dei semafori. Ma si può dare una risposta del genere? Un sindaco può darmi una risposta del genere? È pazzesco. Scusatemi, ma lo Stato non dà dei fondi per farci vivere meglio? Io questo mi chiedo, loro cosa fanno di questi fondi? Dove li investono? Noi siamo arrabbiatissimi, non ci tutelano in niente, né lui, né il presidente, nessuno. Cioè, ma noi da chi dobbiamo andare? Dobbiamo andare al governo, a Roma? Noi andiamo, non è un problema. Però noi dobbiamo sopravvivere, io non dico vivere, noi non vogliamo la luna, vogliamo semplicemente i nostri diritti. È una provocazione, ma sembra di portarsi appresso il cane al guinzaglio, no? Sicuramente, è l'unica soluzione per poter stare almeno 3 ore tranquilli al parco. Vedi, mi sono dovuta far regalare, e non sto scherzando, il giorno del mio compleanno questo water, per poter essere un poco più libera. E quindi quando ho a disposizione una macchina, io mi porto un water. Eccolo qua. Adesso io però, scusatemi, sto chiedendo, ho scritto lì un cartello, se la gente che adesso verrà nel parco gentilmente ci può offrire qualche spicciolo, di modo che possiamo dargli a De Caro per farci fare un bagno qua accanto. Anche perché se vedi qua dentro, ci sono dei muri che non servono a niente. Cioè sembra che siano già questo muro, dietro non c'è nulla. È vuoto. Fate un bagno per noi. Ma che vi costa? E allora adesso io chiederò ai cittadini se ci danno i pedali. Hai visto il pedale per lavarci le mani? Non è possibile. Lavati le mani. Io mi voglio andare a lavare le mani, vediamo se riesco. Arrivo, però come faccio? Non posso spingere il pedale. Devo farlo con la mano. Una mano, spingo. Ecco perché si E dice poi una mano lava l'altra. una mano lava l'altra. Ecco perché una mano lava l'altra. È assurdo, è assurdo. Chiedo a tutti voi di partecipare, di aiutarci a raccogliere dei fondi per poter dare al sindaco De Caro e far costruire finalmente un bagno per noi, con l'accesso per i disabili. Vi ringrazio, a chiunque volesse aiutarci.